Di gelato preferito è il sciroppo d'acero. Il motivo della scelta è che è un gusto che mi ricorda molto i miei viaggi, quando giravo il mondo. È uno degli ingredienti che ho sempre portato con me e mi piace molto utilizzare, soprattutto nei pancake. Quando l'ho provato all'interno del gelato, quindi in una temperatura completamente diversa, con un gusto completamente differente, mi è piaciuto un sacco, quindi rimane uno dei miei preferiti ed è stato il primo gelato che ho fatto nel ristorante, quindi a Del Coq, quando ho aperto nel lontano 2011. Sono nato in cucina e quindi non c'è mai stata la prima volta. È da sempre che mangio il gelato e qualsiasi gusto. Oggi la tendenza è completamente differente, la cultura nel gelato si è evoluta in una maniera allucinante rispetto agli anni 80-90, però come a livello di gusto sicuramente crema o fior di latte o stracciatella, come ovviamente ai bambini piace. Beh, il gelato è sempre parte del mio ristorante, quindi abbiamo sempre la combinazione gelato e parte o calda o parte ovviamente a temperatura ambiente, quindi è molto duttile, molto versatile. Il gelato lo utilizzo dall'antipasto al primo al dessert ovviamente. Un consiglio che posso dare è quello di non renderlo troppo dolce. I clienti stanno chiedendo ogni giorno sempre di più un gelato meno gelato, meno dolce, meno convenzionale, e tutti quanti sono sempre più disposti a provare comunque con gusti totalmente nuovi ed esperienze gustative ovviamente diverse. Beh, che dire, oggi ci siamo divertiti un sacco qui allo stand di Carpigiani ad Ost. Abbiamo finito una parata di tartufo bianco, quindi sono tutti quanti super contenti da queste parti e il piatto è piaciuto molto, e anche provare tutte quante le attrezzature che non avevo mai provato, sicuramente mi sono alquanto divertito. Ci vediamo alla prossima, sicuramente con nuove sperimentazioni e gusti.